Ma come si fa? Ma come si fa, raga? Ma come si fa? Come si fa post partita del fantacalcio? Ma come si fa? Post partita del fantacalcio 28esima giornata, veramente è uno scandalo. Scandalo calcistico. Ditemi se non sono la persona più sfigata a fare il fantacalcio. Intanto sposto come sempre questo. Ok, raga, andiamo a vedere. Facevo contro il secondo, non potevo perdere perché distava da me solamente di un punto. E ragazzi, adesso scoprirete tutto. Però penso già abbiate capito. Partiamo subito dalla sua formazione perché Alisson ha preso 6,5 con reti inviolate più 2, quindi passa un 8,5. Florenzi, ma perché? Perché Florenzi non facevi niente da 6 giornate? 6 giornate, 6 giornate non ha fatto niente Florenzi. Contro di me fa un assist, l'ha preso 7 con il gol, con l'assist del difensore l'ha preso 9, perché appunto l'assist del difensore è più 2. Toloi 6 e poi cacciatore da 5 con il giallo 4,5. Questo qui è il suo voto più basso in tutta la sua giornata del fantacalcio. Andiamo avanti perché a centrocampo ha schierato Alan che l'ha preso 6 e con il giallo 5,5. Io ho visto la partita, Alan ha fatto veramente schifo. Non so dove Fantagazzetta abbia dato un 6 ad Alan. E va bene. Bonaventura 6, Douglas Costa. Douglas Costa poi ragazzi, l'ha preso 7. Douglas Costa un 7 ci può stare, però penso che sia troppo perché appunto non è che ha fatto un partitone, però va bene, andiamo avanti. E poi Suso. Bravo Suso che hai fatto l'assist, ci hai fatto far quel cacchio di gol, Suso, perché hai messo quella palla al bacio per Andre Silva. Ma perché? Perché? Gli ha preso 6,5 con l'assist 7,5. L'ha messo capitano, quindi è come che l'avesse preso 8,5. Niente, nessuna parola, ragazzi. Niente. Non posso dire niente. Andiamo avanti perché in attacco ha schierato Felipe Anderson, che neanche doveva giocare. È entrato, ha fatto assist. Da 6,5 gli passa 7,5. Cioè, raga, ma che io non so più cosa devo fare. Mertens l'ha preso 5,5, finalmente un voto che ci sta, anzi anche un 5 si meritava. E Babacar, ma dai, ma perché Babacar? Babacar aveva fatto un gol, Babacar, un gol Babacar, che ha tirato quel rigore, sembrava mia nonna che tirava al bocciodromo le bocce. Ha preso 7 con il gol 10 più gol del pareggio, perché appunto se Babacar non avesse fatto quel gol la partita finiva 1-0 per la spalla e più uno e mezzo, quindi l'ha preso 11,5. Raga, la sua formazione è finita così e inoltre era anche in casa, quindi aveva più 2 fattore campo, quindi ha fatto un punteggio totale di 81,5, quindi sarebbero 3 gol. Passiamo alla mia formazione. Veramente mi passa la voglia di fare questo video perché sono talmente dispiaciuto. Veramente ho una squadra scandalosa. Iniziamo subito perché Sportiello preferito a Donnarumma. Anzi, ho fatto anche bene perché Sportiello non mi ha subito gol da 6,5 passa 8,5. Donnarumma non l'ho messo. Aveva preso 8, quindi non come Sportiello. Anzi, Sportiello mezzo voto in più alla fine. Pezzella 6,5 con il giallo 6, Biraghi 6 e Koulibaly. Ma come cazzo? Ma dove hanno preso i voti? Koulibaly 5, cioè raga, 5 Koulibaly, ha fatto una signora partita. Koulibaly non ha fatto vedere, non ha fatto toccare palle Icardi. Lui e Albiol non hanno fatto toccare palle Icardi, cioè raga. Ad Alan che è uscito al 60esimo gli hanno dato un 6 con il giallo 5,5 Koulibaly, che ha salvato il Napoli anche in molte occasioni. 5. Meno male che non l'ho messo capitano. Andiamo a centrocampo perché Birsa mi ha preso 6, idem che sì, quindi che sì anche lui mi ha preso 6. Gaston Ramirez, io non lo so. Prima che prendevo io Gaston Ramirez era un fenomeno, in una partita aveva fatto 3 assist, in una partita 3 assist. Lo prendo io, il suo voto massimo è un 6,5. È uscito al minuto 30 questa giornata contro il Crotone. Perché? Perché secondo il suo allenatore Giampaolo
caro Giampaolo, non è adatto a quella partita, ma fagli finire il primo tempo. Non puoi vedere un giocatore se è in partita o non è in partita in 30 minuti di gioco. Io pensavo che era uscito per infortunio, ma invece no, perché Giampaolo diceva che non era una partita adatta a lui. Bah, io non lo so. Andiamo all'attacco perché ho messo Inglese che mi ha preso 6, l'ho messo capitano, quindi è come che mi avesse preso 7. Chic, mamma che scandalo, Chic, mamma che scandalo, mamma che scandalo, Chic, mamma che scandalo, Chic, 5 Chic, andiamo avanti perché veramente è inguardabile. Politano, madonna mia. Politano. Politano, non li sai battere il rigore. È il terzo rigore stagione che sbagli su 3. Ma ritirati, Politano. Mi ha preso 4,5 con il rigore sbagliato. Meno 3 è 1,5 di Politano. Raga, che se mi prendeva se pareggiavo. È uno scandalo, è uno scandalo. Cioè, alla mia squadra sbagliano tutti i calci di rigori. Tutti i calci di rigori. Riccardo Rodriguez mi ha fatto perdere 2 giornate fa perché ha sbagliato il rigore contro la Sampdoria. Dybala mi ha fatto perdere 2 giornate perché ha sbagliato il rigore al 90esimo contro la Lazio e il rigore contro l'Atalanta e mi ha fatto perdere quelle 2 giornate. Adesso ci si mette Politano per la seconda volta perché l'altra volta l'aveva sbagliato contro la Sampdoria, adesso lo va a sbagliare contro la Spal. Io dico, non, io spero che non, i miei giocatori non andranno più sul dischetto perché se ci vanno sbagliano. Io ieri, quando la Juventus si è procurata il rigore, speravo che non c'era Dybala perché sapevo che sbagliava. E meno male che non c'è andato perché sicuramente Dybala lo sbagliava. E restiamo sempre su Dybala perché mi ha preso appunto 7,5 con il gol, con i 2 gol, 13,5 con il gol vittoria 16,5. Grazie Dybala, Dybala è un fenomeno. L'unico che mi salva però non è bastato a niente. Perché? Perché per colpa di Politano, per colpa di Politano. Poi sono dispiaciuto perché Dybala mi ha fatto doppietta, non sono riuscito neanche a fare un punto con una doppietta di Dybala più migliore in campo, più gol vittoria. E poi ragazzi, questo è lo scandalo della giornata. Questo è lo scandalo della giornata. Dybala, e che cosa sto dicendo? Trotta, non l'ho messo, raga, non ho messo né Trotta né Andre Silva. Trotta doppietta, Silva, gol e gol vittoria. Trotta mi ha preso 10 perché ha fatto una doppietta, quindi sarebbe 13, però ha sbagliato anche il rigore, 10. Però un 10, raga, ma come, io l'ho messo contro la Spal, contro il Benevento e non mi ha fatto niente. Non lo metto contro la Sampdoria, fa doppietta Trotta. Io non so più cosa devo fare. Andre Silva, ma mi posso immaginare che Andre Silva entra e fa gol al 94esimo. Mi ha preso 7 con il gol, con il gol 10 e con il gol vittoria 13. È uno scandalo perché io non so più cosa fare. Se li mettevo vincevo, se li mettevo entrambi vincevo. Alla prossima, se non gioca Trotta lo metto, se non gioca Silva lo metto, non me ne importa niente. Dunque ragazzi, qui vedrete come sempre la classifica, qui vedrete i risultati, vedrete che il primo ha pareggiato proprio facile facile, quindi un punto per lui. Dunque ragazzi, niente, dobbiamo vedere come fare, questo finisce qui, ci vediamo alla prossima, ciao.